Il carro armato Variant solca i cieli. Ministro Radar Robot, nessuna comunicazione dal nostro pianeta? No, niente di niente. Mi chiedo cosa ha in mente l'imperatore. Continuate a perdere tempo! Avete forse dimenticato che al nostro pianeta restano appena 6 mesi? No, Maestà! Non abbiamo un solo istante da perdere. Noi azzariti dobbiamo distruggere Jaikin e prendere possesso della Terra il prima possibile. Non affidiamoci ai soliti mostri sintetici. Sì, imperatore! Siamo liberi di usare qualsiasi scorrettezza per sconfiggere Jaikin. Sì, imperatore! Andate subito ad effettuare i preparativi. Sì, imperatore! Dannata Jake! Ti eliminerò, vedrai! Metterò fine ai tuoi giorni. Fosse anche l'ultima cosa che farò! Sì, bravo, continua così! Chad! Vai ancora col jet! Molto bene, non gli lasciare tregua! Attacca! Così, bene! Uscilo al tronco! Dai un pugno lì! Dai, ma che stai combinando? Sei qui anche oggi! Forza, mettici più grinta! Dai, adesso! Ma che combina quell'imbranato? E questa la chiamano box? Quel vecchio ubriacone ci infastidisce! Buttatelo immediatamente fuori! No, lasciatemi restare qui un altro po'! Whisky che spreco, non hanno nessun rispetto. E quelli dovrebbero essere professionisti, ma non fatemi ridere. Attento! Si è fatto male, signore. Pirata della strada, ma chi ti ha dato la patente? Tutto bene? Che cosa succede? Ma tu hai degli incredibili muscoli d'acciaio, ragazzo! È il momento! Gli invasori, giù! Tornate indietro, siete dei vigliacchi! L'ho trovato, finalmente l'ho trovato. Dedicarmi alla box? Esatto. Se ti alleno io, potrai diventare campione del mondo. Sono una vera autorità nel campo della box. Mi sono dentro da tanto di quel tempo che mi chiamano il vecchio. So che diventerai un campione. Sono certo, ce la farai. La ringrazio, ma non posso accettare. Non dire così, ti supplico. Ho sempre desiderato forgiare un vero campione con queste mie mani. È il mio sogno. Ti prego, come vedi, arrivo anche ad umiliarmi. Ma no, comprendo quello che lei prova. In tempo di pace avrei potuto accettare la sua offerta. Ma ora... Ma noi siamo in pace. Certo, a volte compare qualche mostro sintetico a portare scompiglio, però ci pensa Jaikin. Avanti, ti supplico. Mi dispiace, signore, ma non posso accettare. Adesso devo andare. No, aspetta! Ascolta quello che ti devo dire. Dopo te ne potrai andare, ma prima ascoltami. Non sarà una cosa lunga. Per favore, aspetta! Un momento, aspetta!
Oh, se n'è andato. Ma papà... Quel ragazzo è il campione che ho sempre sognato e cercato. È l'unica persona al mondo che potrà realizzare i miei sogni. Non posso lasciarmelo sfuggire. Campione del mondo, devi avere un'alta considerazione di te. Dovevi vedere quanto ha insistito. Mi è sembrato davvero disperato mentre mi implorava. Hai detto che era disperato? Se è davvero così, non credo che desisterà tanto facilmente. Sono sicura che potresti diventare campione del mondo, Takeru. Io amo la box. Prendi questo! Vai, assurdo. Gli strumenti sono fuori uso. Non funziona neppure la radio, comandante. Che cosa? Continuano le indagini sul luogo della caduta del cargo F2006 precipitato sul Monte Fuji. Al momento le cause del disastro restano ancora misteriose. Questo mi ricorda il meteorite caduto alcuni giorni fa nel Mar del Giappone e mai ritrovato nonostante le ripetute ricerche. Quindi pensi che i due fatti possano essere collegati? Takeru, un certo Genpei Hiraga chiede di te. Genpei Hiraga? Di certo è quel tipo della box, Takeru. Ma come ha fatto a trovarmi? Allora che mi dici? Non ci vuoi proprio ripensare? Ti assicuro che diventare il campione del mondo è di gran lunga più gratificante che lavorare su una nave come questa. Io già ti vedo indossare la cintura di campione. Sono pronto ad impegnarmi al massimo, a dare la mia vita per renderti un campione. No, grazie. Ma perché? Può cercare di convincermi anche per un anno. Ma non ho tempo per la box né per altro. Non torni più a importunarmi. Ma... aspetta, non te ne andare! Quell'uomo sembra deciso ad avere Takeru a tutti i costi. Già. Deve esserci rimasto proprio male quando Takeru ha detto di no. Certo che occhio, ha capito subito che Takeru sarebbe stato un ottimo pugile. Blizzer ha boccato all'amo. Non sa cosa l'aspetta. Vai, Groku. Sì, imperatore. Usa il mostro sintetico per ridurre quel dannato Blizzer in pezzi. Oh. Vai, esci, sì. Ora. E così il responsabile di quei tornado sei tu. Missili penetranti! Stelle invincibili! Liberati di lui, Dragan! Il mostro sintetico ha perso il controllo dei movimenti. I
circuiti nel cervello elettronico di Dragan sono stati colpiti. Non importa, ordinagli di rientrare e mettilo a punto. Takeru, come stai? Riesci a sentirmi? Non è grave, si rimetterà presto. Possiamo ritenerci fortunati, stavolta ha rischiato sul serio la vita. Già. Dragan era completato solo a metà, ma aveva già una potenza strabiliante. Una volta finito sarà in grado di distruggere Jaikin. È come dice lei, Imperatore. Abbiamo la vittoria in pugno. Sì, Imperatore. La potenza di quel mostro sintetico è di gran lunga maggiore di quanto abbiamo mai visto. Questo può significare che ultimamente un altro comandante, più abile ed esperto, ha preso il posto di Brain. Hanno un nuovo comandante? Penso di sì. Sarà meglio lasciare riposare Takeru per un po'. Nel frattempo voglio che voi altri analizziate subito con me i movimenti di quel mostro. Sì, capo! Analizzando l'ultimo combattimento al computer, è risultato evidente che hanno dato molta importanza all'aspetto meccanico e alla forza del mostro sintetico. Noi abbiamo migliorato Jaikin, ma anche loro si sono dati da fare. Quel tipo della box sembra aver finalmente rinunciato a Takeru. Per favore, rinuncia a questo tuo folle sogno! Devi rinunciare al sogno di creare un campione del mondo! Lasciami stare! Oh, Akiko, povera piccola! Come hai potuto farle questo, Gan? Tu non riesci a capire quello che sta passando tua figlia, Akiko. Non vuoi lavorare e non fai altro che inseguire i tuoi sogni. Per colpa tua lei è costretta a lavorare ogni giorno dopo la scuola. Per tutto questo tempo Akiko ha sopportato con pazienza questo tuo comportamento per non intralciare la realizzazione dei tuoi sogni. Gan, non credi che sia arrivato il momento di ascoltare anche tua figlia una volta tanto? Nessuno capisce il mio sogno. Io sono pronto a dare la mia vita per creare un campione con queste mie mani. Papà! Aspetta, papà! Dragan è appena stato completato, Imperatore. Lanciatelo all'attacco. Avanti! Ah, ma che ti è successo? Ah, è lei. Come ti senti? Bene, non è niente di serio. Ah, la tua preziosa gamba. Signore, lei forse è il miglior allenatore del Giappone. Aspetta, vuoi dire che hai finalmente deciso di avere fiducia in me? Ma finora non ha creato nessun campione, giusto? Questo perché non ho mai visto un pugile che mi piacesse. Ma ora io ho trovato te. Non mi convincerà mai. Eh? Akiko. Akiko. Ho saputo tutto di lei. Specialmente di quanto fa soffrire la piccola Akiko. Ma questo non c'entra niente con noi. Invece io credo di sì. Una persona che non riesce a voler bene alla propria figlia non sarà mai in grado di creare un campione del mondo. Takeru, vai! Il mostro sintetico è apparso nella zona di Jonan. Dannazione! Takeru! Takeru! Non preoccuparti per me. Signore, lei ha usato con me le parole dare la vita. Adesso vorrei mostrarle cosa vuol dire veramente essere pronti a dare la vita in combattimento. Mai, andiamo! Eccomi! Cosa avrà voluto dire con quelle parole? Lo saprai presto. Uomo Magnate Plus! Uomo Magnate Minus! Takeru, vai! Vi lancerò i componenti non appena avrete raggiunto l'area di Jonan. Ricevuto! Ecco il vostro sintetico! Minus fuori! Luz fuori! Trovi il campo! Hai visto, papà? Takeru e quella ragazza sono Jake! Non l'avrei mai sospettato! Componenti Jake, in via!
alto, è da lì che lo devi attaccare! Prepararsi al lancio del carro armato Variant! Jake, sta perdendo! Siamo pronti ad inviare il carro armato Variant! Ottimo! Via! Prendilo, Draga! Ancora Jacko! Guarda, guardi sotto, vostro sintetico! Aiutami, Draga! Non te lo permetterò! Nunchaku Jake! Tirata! E ce l'hanno fatta! Hai visto, papà? Jake ha vinto! Ah. Takeru, sono spiacente di averti causato tanti fastidi. Finalmente si è arreso. No, io non mi arrendo. Voglio sempre dare la vita per creare un campione del mondo. Ho già trovato qualcun altro, signore. Certo, cosa credi? Non vi preoccupate, parlo di lei. Jaikin è il campione del mondo nel combattimento. Io renderò Akiko la campionessa del mondo di felicità. Sono pronto a dare la vita per questo. Che ne dici, Akiko? Papà! Hai visto, Akiko? È esattamente quello che volevo. Bene, ora volete scusarci. A presto. Ciao, ciao! 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 La campionessa del mondo di felicità, glielo auguro con tutto il cuore.